Primo della lista, io, Tonia, con Margot Robbie. Everyone has their own truth. Black comedy sulla pattinatrice povera e un po' cafona al centro di uno scandalo anni 90. La rivale finì con un ginocchio massacrato. I never did this. Stop that. Storie di femmine, prima amiche e poi nemiche, anche in Quel che non so di lei, l'ultimo film di Polanski, con due bellezze come Eva Green e Emmanuel Seigné. Per una sua grande ammiratrice. D'ora in poi, attenti alle dediche sui libri. Un giorno ti racconterò. È tutto a posto! Avete di nuovo la corrente! Ti amo, Bobby! Amo pure io! Di Un sogno chiamato Florida nessuno vi ha parlato. Anche il titolo c'entra poco con una storia di miseria, dove tre bambini si spartiscono un gelato e per passare il pomeriggio incendiano vecchi materassi. Ma vale la pena. Il cinema ben fatto riscatta ogni cosa. Sono $1,700, è furto aggravato. Ehi, amico. Tu vuoi che ti aiuti a portarmi via mia figlia? Perché mamma urla? Stanno solo parlando, devono chiarire qualcosa. Apri! Andiamo a vedere dove finisce l'arcobaleno. Andiamo! Quarto, Foxtrot, un film israeliano. Il regista Samuel Mouse aveva vinto nel 2009 il Leone d'Oro a Venezia con Lebanon, girato tutto dentro un carro armato. Guerra e destino che fa scherzi anche in Foxtrot. Numero 5, Lady Bird. Ovvero La fuga da Sacramento, California, di Greta Gerwig. Regista candidata all'Oscar, la quinta da che esiste il premio. Romanzo di formazione comico e tenero.